Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi location un po' diversa dal solito, non ci troviamo nel mio solito studio ma ci troviamo nella mia auto, e questo perché dobbiamo provare lui, il Carling Kit iBox con Android 13, un dispositivo che sarà la svolta per tutti coloro che hanno un sistema multimediale all'interno della propria auto. Sì, perché lui ci dà la possibilità di utilizzare sia Apple CarPlay che Android Auto in modalità wireless, quindi non dovremo più collegare il nostro smartphone a quello che è la presa USB del nostro dispositivo multimediale, ma sarà lui sempre connesso a quella presa, mentre il nostro smartphone si collegherà appunto a questo dispositivo tramite Bluetooth. E in più un'altra cosa super interessante è la possibilità di utilizzare appunto Android 13 che c'è appunto installato in questo modello di Carling Kit, questa poi è la versione appunto 2023 con la versione 13 di Android, che ci dà la possibilità di utilizzare tutto il mondo Android nel nostro sistema multimediale. Quindi questo vuol dire che se al suo interno andremo a mettere una SIM telefonica, potremo utilizzare YouTube piuttosto che Netflix, piuttosto che Amazon Prime, Disney Plus, tutte le applicazioni che vogliamo utilizzare appunto di Android 13. Quindi un sistema veramente eccezionale, ovviamente va usato con la testa, perché utilizzare YouTube piuttosto che Netflix piuttosto che Disney Plus mentre si guida magari anche no, però se magari siamo fermi in un parcheggio perché stiamo aspettando qualcuno, o siamo fermi nelle fantastiche code estive che ormai sono disponibili su tutte le autostrade italiane, lì allora potrebbe diventare veramente un intrattenimento interessante. Però la parte secondo me veramente utile è la possibilità di utilizzare appunto la connessione wireless tra smartphone e il nostro sistema multimediale per quanto riguarda Apple CarPlay e Android Auto. Quindi basta salire in macchina e avremo appunto queste possibilità di utilizzo senza nessun collegamento, e avremo appunto queste possibilità di utilizzo senza collegare nessun cavo, quindi basta avere il telefono anche in tasca. Ovviamente se dobbiamo utilizzarlo per viaggi lunghi sarà meglio collegare per un discorso di ricarica della batteria, ma quando ci muoviamo in maniera veloce o per piccoli spostamenti è davvero secondo me molto molto comodo. Questa è la versione quella top, esistono due versioni, questa è la versione con 8 giga di RAM e 128 giga di memoria interna, poi c'è la versione invece con 4 giga di RAM e 64 giga di memoria interna. Adesso andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione una volta che ci arriva. La confezione avete visto è semplicissima, qua sotto comunque vi lascio i link per poterlo acquistare direttamente da Carling Kit, quindi direttamente dal venditore, con tutte ovviamente le garanzie e le assistenze date dal venditore e produttore. Troviamo il manuale di istruzioni, veramente semplice e super pratico, tanto quello che c'è da sapere è veramente poco. Poi troviamo lui, il Carling Kit, e poi troviamo qua sotto due cavetti, un cavetto Type-C, Type-C per collegarlo a quello che è il nostro sistema multimediale, o nel caso invece avessimo un collegamento diverso abbiamo Type-C e USB, quindi abbiamo due cavetti per le due possibilità di collegamento. Il Carling Kit ragazzi è questo, veramente piccolo e compatto, e le uniche porte di connessione sono queste. Abbiamo uno slot per aumentare la memoria, quindi potremo andare ad inserire una micro SD aggiuntiva a quello che è già la memoria interna, che come vi ho detto può essere da 64 o 128 giga, e poi qua abbiamo la presa Type C ovviamente per collegarlo al nostro sistema multimediale, quindi alla presa USB della nostra auto, e qua abbiamo la possibilità di inserire la scheda SIM, quindi la possibilità di connetterlo appunto a quello che è la rete 4G per utilizzare appunto le potenzialità di Android 13. Però se dovessimo utilizzarlo solo per Apple CarPlay e Android Auto, allora a quel punto non ci servirà inserire
la SIM, perché la connessione è Bluetooth. Quindi con questo, ragazzi, date una svolta al vostro sistema multimediale. L'unica cosa che deve avere il vostro sistema multimediale per funzionare con lui è che il display sia un display touch. Se il display non è touch, non è consigliato acquistare questo dispositivo, mentre se avete un display touch di qualsiasi misura, allora potrete utilizzare il Carling Kit iBox con Android 13. Ma detto tutto questo, e dopo averlo conosciuto da vicino, direi a questo punto di togliere la pellicolina che lo riveste, e adesso possiamo provarlo e vederlo in azione. Allora, io ho inserito una SIM Iliad, adesso vado a collegare la presa Type-C, mentre dall'altra parte ho già collegato la presa USB al mio sistema multimediale. Vedete che adesso si è acceso tutta la parte LED, sia qua frontalmente abbiamo un piccolo LED, che la parte superiore, che ci va a indicare che adesso lui si sta avviando. Perfetto, una volta avviato il nostro Carling Kit, o parte in automatico, potremo cliccare noi sulla voce Apple CarPlay o Android Auto, qualsiasi voce noi troveremo aggiunta nel nostro menu. In questo caso, vedete, è partito da solo in automatico dopo qualche secondo. Se andiamo su setting, possiamo impostare la lingua. Adesso io ho già messo la lingua italiana, però potremo andare appunto a selezionare la lingua che all'inizio sarà in inglese. Quindi clicchiamo su setting e vedete che qua abbiamo language, quindi andando a cliccare su language potremo andare a selezionare la lingua. Per selezionarla dovremo spostare la lingua, tenendo cliccato la sposteremo in basso o verso l'alto e la porteremo in prima posizione. Quindi nella prima posizione, al numero 1, mettiamo italiano, e a quel punto ci farà fare il riavvio del sistema e avremo il menu in italiano. Questo è il menu Android 13 creato appunto da Carling Kit, quindi abbiamo tutte le funzioni, tutte le opzioni che vogliamo. Vedete, abbiamo Netflix, abbiamo la possibilità di utilizzare YouTube e tutte queste funzioni che adesso vedremo tra poco. Se schiaccio sulla casetta, ovviamente torno nel menu principale. Abbiamo la possibilità di inserire appunto una SIM telefonica, in questo caso una SIM Iliad. Infatti, se io adesso vado in setting e entro in quello che è il menu, quindi andrò a vedere cosa sono le mie connessioni, vado in wifi, vedete che ho SIM Iliad. Qua invece ho internet reti disponibili. Qua posso andare ad associare anche una rete, la mia rete di casa. Mettiamo che l'auto sia in garage, posso collegarmi alla mia rete di casa, se no utilizzeremo quello che è la SIM Iliad che ho inserito. Ovviamente la SIM è per poter utilizzare tutte le funzioni che ci vuole una connessione, non è obbligatorio inserire una SIM. Allora, poi abbiamo quello che è sempre il menu anche da questa parte. Vedete, quindi abbiamo un'interfaccia molto molto accattivante, e soprattutto le applicazioni installate sono veramente tante. Infatti vedete, queste sono quelle installate, ma se noi dovessimo entrare nel Play Store potremmo andare a aggiungere tutte le applicazioni, inserendo ovviamente le credenziali del nostro Play Store, le applicazioni che vogliamo installare. Quindi se vogliamo installare applicazioni che non sono già installate di default, le potremo andare ad installare. Quindi veramente una figata avere appunto il Play Store disponibile. Poi abbiamo la possibilità, ovviamente, come abbiamo detto, di utilizzarlo direttamente come navigatore indipendente, perché ovviamente abbiamo le mappe di Google, quindi possiamo utilizzarlo indipendentemente dal nostro telefono. Quindi non sarà più necessario utilizzare il telefono se vogliamo utilizzare le mappe di Google o utilizzare una qualsiasi altra applicazione tipo Waze. Cioè veramente possiamo decidere noi cosa utilizzare, se utilizzare, come abbiamo detto, la possibilità di Apple CarPlay o Android Auto collegati in wireless, come vedremo tra poco, o utilizzare qualsiasi diciamo applicazione già preinstallata nel nostro Carling Kit o installabile nel nostro Carling Kit. Qui abbiamo, vedete, anche VLC per guardare i filmati, e adesso volevo farvi vedere appunto come è possibile vedere qualcosa anche da YouTube. La possibilità di vedere un filmato direttamente da YouTube è davvero diventato semplice. Ovviamente, come abbiamo detto, ragazzi, ricordatevi, questo adesso ho fatto partire il primo filmato a caso, ricordatevi sempre che questo è un intrattenimento da utilizzare quando si è fermi in un parcheggio, mentre aspettiamo qualcuno, nelle bellissime code estive, come ho detto all'inizio, ma non utilizzatelo mentre state guidando, perché diventa veramente veramente pericoloso.
2, già gli incidenti succedono se si sta attenti, figuriamoci se non si dovesse stare attenti. Vedete com'è semplice utilizzare anche un'applicazione come YouTube. Adesso torniamo nella schermata principale, torniamo nella home e possiamo utilizzare il telefono direttamente per telefonare, quindi vedete che ho collegato il mio dispositivo tramite Bluetooth, quindi potrò telefonare direttamente, utilizzare i miei contatti direttamente dal mio iPhone connesso in Bluetooth, perché per fare tutte le funzioni prese dall'iPhone ovviamente dovremmo fare l'associazione del nostro telefono. Basta entrare nelle impostazioni del nostro telefono e associare la rete AutoKit Ambient che ovviamente ci chiederà un abbinamento, ed ecco che avremo abbinato il nostro telefono al nostro CarLink Kit. Quindi una volta abbinato ci penserà sempre lui a connettersi quando saremo abbastanza vicini per avere la connessione Bluetooth, quindi in maniera davvero super semplice potremo collegare anche il nostro smartphone, anche perché questo abbinamento Bluetooth servirà sia per ovviamente prendere quello che sono i dati del nostro telefono se volessimo utilizzare l'interfaccia Android 13, sia per usare Apple CarPlay o Android Auto senza la connessione via cavo. Infatti se io adesso vado in AutoKit vedete che ho il collegamento a quello che è il mio sistema del mio telefono, nel senso che in questo caso vedete sono passato in Apple CarPlay, quindi a questo punto Apple CarPlay è disponibile senza che, vedete, senza che il telefono sia connesso via cavo al nostro sistema multimediale. Stessa cosa succederà poi se dovessimo utilizzare Android Auto, stessa identica cosa. In questo caso parliamo di Apple CarPlay perché io ho un iPhone, però il sistema è lo stesso e vedete che posso interagire tranquillamente senza avere la connessione. Devo dire che la connessione Bluetooth comunque rimane performante e vedete che comunque è molto reattivo il muoversi tra le applicazioni. Quindi io posso cliccare qua e avere il mio mappe di Google che è all'interno di Apple CarPlay, o tornare nella mia schermata principale, far partire mappe di Apple, o se invece voglio uscire dal mio sistema Apple CarPlay, allora andrò a cliccare su auto, questo simbolo che mi troverò all'interno, e tornerò nel sistema multimediale della mia auto, che però non è più quello Peugeot, ma mi troverò in quello di CarLink Kit. Quindi veramente figo anche questo. Adesso come ultima cosa volevo farvi vedere, oltre alla possibilità anche di installare le APK, vedete, perché comunque abbiamo un sistema Android aperto che ci dà veramente tante possibilità, quindi la possibilità di installare anche le APK, mentre se vado a cliccare sull'iconetta Car di Android 13 in CarLink Kit, tornerò nel mio menu Peugeot, quindi tornerò fuori da quello che è Android 13. Se clicco sopra qua, invece ritorno all'interno del menu Android 13. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è che attraverso il setting possiamo regolare veramente di tutto, possiamo regolare qualsiasi cosa come se avessimo un sistema operativo completo, perché in realtà abbiamo Android 13, quindi un sistema operativo molto completo, quindi potremmo veramente andare a regolare qualsiasi cosa noi volessimo andare a regolare, sia le regolazioni del display sia quello che è la navigazione, quindi abbiamo veramente tante cose che possiamo andare a regolare. Vedete che in questa schermata la lingua non è in italiano, mentre poi in tutto il resto è diventata in italiano andando appunto a regolare quello che è il language che troviamo in setting, però quello che è il menu invece da questa parte non è in italiano, vedete che rimane in inglese, però questo non è importante perché comunque è la parte che poi utilizziamo un pochino di meno, però abbiamo tante possibilità di utilizzo con questa l'interfaccia molto intuitiva che abbiamo disponibile, veramente ben fatta, che praticamente non siamo obbligati più a utilizzare quello che è il nostro telefono, ma potremmo utilizzare tranquillamente un'interfaccia molto completa anche senza utilizzare magari quello che è Android Auto o Apple CarPlay, però così e utilizziamo Apple CarPlay, il tempo di connettersi e siamo subito operativi con Android Auto o Apple CarPlay come in questo momento. Quindi ragazzi, avete visto che figata che è il CarLink Kit, un dispositivo che vi svolta l'utilizzo del sistema multimediale della vostra auto. L'unica diciamo opzione richiesta è che il display sia un display touch, per il resto poi ci pensa a fare tutto lui, il CarLink Kit iBox
con Android 13. Vi lascio qua sotto il link in descrizione per acquistarlo direttamente dallo store CarLinkIt e ragazzi è qualcosa di pazzesco, perché vi dà la possibilità di utilizzare Android Auto o Apple CarPlay in modalità wireless, quindi senza collegare il cavo, e poi abbiamo altre 1000 funzioni e 1000 possibilità di utilizzo con un sistema completissimo, anche se non colleghiamo il telefono, veramente tanta roba. La possibilità quando siamo fermi, ripeto, quando siamo fermi, di utilizzare applicazioni di intrattenimento, quindi YouTube, Netflix, tutte queste applicazioni che ci danno la possibilità veramente di intrattenerci quando siamo fermi in coda o fermi in un parcheggio ad aspettare qualcuno. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questo dispositivo, il CarLinkIt con Android 13, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, anche di lui è arrivato uno spoiler dove dicevo che sarebbe stato un prodotto quello che andavo a recensire, non si vedeva, molto molto interessante per tutti, e ditemi se non è vero. Quindi se già non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche di lui se ci saranno dei coupon sconto li troverete nel mio canale Telegram Offerte. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!